Io ho visto una grandissima partita, tutto il contrario, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché l'impegno era seconda contro terza in classifica, 3 punti di differenza, le due migliori difese, una squadra che ha perso una partita quest'anno solamente e mi sembra nei 2 anni precedenti non avevano mai perso, se non sbaglio. Per me la squadra ha fatto una grande gara, grandissima, perché abbiamo trovato una squadra con 9 giocatori negli ultimi 35 metri e penso che anche una squadra di Lega Pro avrebbe avuto difficoltà nel trovare gli spazi. Non abbiamo perso pazienza, abbiamo usato le catene laterali con grandissima intelligenza, abbiamo prodotto un sacco di punizioni laterali e di calcio d'angoli, abbiamo preso due traverse, due paratoni del portiere loro, altre situazioni con deviazioni. Io penso che la squadra più di questo non poteva fare. Se avessimo fatto 0-0 avrei parlato allo stesso modo, perché poi il gol è venuto alla fine, però i ragazzi ci hanno creduto. So che qua chiaramente siete abituati a tutt'altro calcio, è normale, però qualcosa è mancato in in avanti attacco. eravamo contatissimi, oggi Contatissimi. avevamo solo i 2 giocatori in campo, poi dopo abbiamo cercato un po' una caratteristica diversa con l'ingresso di Scibilia, un po' più di rapidità, chiedendo di decentrarsi un po', infatti stava venendo fuori un gol da una sua conclusione da centrosinistra. Penso che a questa squadra oggi vadano fatti i complimenti perché obiettivamente non era assolutamente facile contro. Che si difendeva e attaccava Sì, fisarmonica, sì, sì. attaccava e si difendeva, tutti in chiesa, tutti avanti, E tutti la avanti. possibilità, la preoccupazione di pigliare Un pure contropiede, un infatti contropiede. questa era la partita che avevamo insomma, preparato. Noi in settimana, venerdì e un po' ieri mattina, perché loro chiudendosi tanto puntavano a ripartire, lì la squadra è stata molto intelligente a difendere preventivamente mentre attaccavamo senza concedere situazioni di ripartenza. Mi sembra che loro siano stati pericolosi con una conclusione, se non sbaglio, di Porzio, il numero 10, il primo tempo che è uscito fuori di poco. Quindi, ripeto, per me la prestazione è stata positiva della squadra. Mister, si chiude in bellezza l'anno e questo mini ciclo del Dato Maiuri con 3 vittorie in campionato e 2 pareggi in coppa. Probabilmente non si poteva chiedere di più. Sì, avevamo anche in campionato 3 partite difficili, la squadra le ha superate bene, e si è passato il turno di Coppa, è quello che volevamo, sappiamo che possiamo crescere ancora tanto, questo certamente, è chiaro che adesso dovremo lavorare molto duro nella sosta, cercare di diventare anche un po' più squadra nella conoscenza reciproca. Quindi viene a pennello questa sosta e poi 6 saremo comunque di nuovo in campo per questa partita importantissima di Coppa contro la Scafatese. Giocando ogni 3 giorni magari c'è il rischio anche di un dispendio grossissimo di energie mentali oltre che fisiche, però la squadra oggi obiettivamente ha messo il cuore oltre all'ostacolo, ci ha creduto fino alla fine, insomma è venuto fuori questo risultato qui. Io so che di regola gli allenatori non parlano mai dei singoli calciatori, però lei qualcosa deve dire a riguardo di Maiella e a riguardo di Grottenuto, che almeno queste ultime partite non sono stati all'altezza della situazione. Quello che ho visto io all'inizio, che ricordo io, erano due ottimi calciatori che facevano differenza in questa categoria. Stanno venendo un poco meno e quindi siamo sofferenti in attacco. Per me sono tuttora dei buonissimi giocatori. Oggi probabilmente non era la partita più adatta nel mettere in moto le loro caratteristiche perché centralmente avevano 9 giocatori davanti sempre, cioè quattro dietro e 4 e 1 davanti, no? Perché si sono chiusi negli ultimi 35 metri con 9 giocatori sempre e abbiamo cercato di andare poi sulle corsie laterali con continue sovrapposizioni di catene laterali. Quindi non, però sono contento di quello che hanno fatto perché hanno comunque dato una mano quando la palla ce l'avevano loro. È chiaro che sicuramente si renderanno utili anche in termini di gol. Io ho grandissima fiducia in loro, sono certo che ne verranno.
sono contento della prestazione di oggi, ma sono certo che troveranno il gol anche con la facilità che loro hanno. Poi oggi si è trovato quel cagnaccio di Liguri che tutte le palle lui va a pigliare. Tra l'altro ha accusato un problema all'adduttore dei primissimi minuti di gara, quindi questo avvalora ancora di più, ha fatto una puntura alla fine del primo tempo, quindi onore a questo ragazzo che ce l'ha messa tutta nonostante un fastidio muscolare. Mister, voi a parte la prestazione del San Pietro che ha giocato proprio sulla difensiva, secondo lei da qualche decisione dell'arbitro, se possiamo chiamare indecisione, poteva sì o no compromettere comunque il risultato finale? Io certamente sì, perché l'arbitro, gli arbitri decidono le partite, su quello non ci piove. Io posso solo dire che da quando sono venuto qui, mi sembra 5 partite, non è che ho visto grandi arbitraggi, obiettivamente mi sembra un po', insomma, ma molto, penso che questi qua che noi abbiamo avuto spesso lo scambio con altre regioni, che sono quelli che dovrebbero usufruire di promozione l'anno prossimo in Serie D, e dico, insomma, c'è qualcosina un po' da rivedere nelle decisioni, nelle situazioni, nel continuo spezzettare il gioco, basta che uno grida e fischiano, è un po', insomma, il fischio alla chiamata, mi sembrava. Però al di là di quello l'abito c'è anche per gli altri. È chiaro che magari facilita chi cerca di portare a casa 1-0-0. Mister, da aggiungere, visto che siamo al prossimo del Natale, che cosa si deve dire ai tifosi? Un grandissimo augurio di buon Natale ai tifosi, sono stati meravigliosi oggi, eccezionali. Hanno incitato la squadra dall'inizio fino alla fine. E io dico che noi abbiamo bisogno di loro tantissimo. E cercheremo di mettercela tutta per centrare gli obiettivi che tutti sappiamo. E colgo l'occasione anche per fare un grandissimo augurio di Natale a tutti quanti voi e poi ci vedremo dopo. Qualche cosa volevo organizzare insieme, speriamo che avvenga a fine anno. A fine anno sarebbe una cosa bellissima. Poter fare una domanda, un poco di pepe nella coda, il suo collega ci ha dato appuntamento a Positano, cioè, ve la faremo pagare a Positano, sarebbe un po' commentare con questi dati no. Secondo me non merita commento una cosa del genere, perché mi sembra che oggi stava vedendo pure l'arbitro. Per pochi, diciamo, metri non ha io obiettivamente mi fermo con gli auguri a tutti voi per un buon Natale, sì. Preferisco non commentare, insomma, quello che fanno gli altri, ognuno è libero di comportarsi come vuole, prende comunque responsabilità di ogni gesto che compie. Noi a Positano andremo con i calzoni, ma io penso che nel calcio poi alla fine non è mai morto nessuno, quindi non è un problema.